Buongiorno a tutte ragazze. Allora, giro questo video in onore della collezione della Pupa, la Paris Experience, come vi avevo già promesso forse nel video scorso o qualche video fa. Con la mia consueta lentezza arrivo piano, ma arrivo, solo che a un certo momento mi sono data un andi perché, la Paris Experience è una collezione autunnale, diciamo autunno-inverno, e mi sembrava il caso farvela prima che uscissero le collezioni estive, ecco, e quindi ho pensato un po' di sbrigarmi. Voglio farla anche perché sto notando una cosa. Probabilmente la crisi, probabilmente il fatto che questa collezione è arrivata in tempi diversi nei vari punti vendita, ma ad esempio nella profumeria vicino a casa mia è una collezione sta andando molto a rilento, nel senso che probabilmente dalle mie parti non piace molto, però sono passata ancora pochi giorni fa e ho avuto modo di trovarla ancora piuttosto intera, diciamo. Ci sono parecchi pezzi ancora disponibili. Probabilmente in altri punti vendita più grandi, dove c'è più passaggio, magari questa cosa a voi sembrerà strana perché magari in altri punti magari è andata a ruba. E quindi, siccome ritengo sia ancora una collezione piuttosto reperibile ancora per alcuni versi, ho pensato di farvi anch'io la mia review riguardo i pezzi che ho preso. Vedrete che è una collezione che ho molto apprezzato, vedo che è una collezione che in generale ha dei pezzi che sono piaciuti molto e quindi andiamo subito a farvi vedere cosa ho preso io. Ho preso parecchie cose, quindi ho pensato di farvi proprio un video apposta, come proprio vi avevo detto precedentemente. E allora partiamo. Allora, i primi pezzi non ho preso tutto subito, ecco, questa è una cosa abbastanza ridicola perché sono andata a tappe. E quindi no, no, non ho preso tutto subito perché non avrei pensato di prendere tutto subito. Ho cominciato. No, forse avevo cominciato dalle matite, ma oramai ho gli ombretti in mano e vi faccio vedere gli ombretti in crema. Allora, grande amore per questi Pupa Vamp, ragazzi, a me piacciono da quando sono usciti i primissimi, proprio dai primi Pupa Vamp, io vado matta per questi ombretti, sto aspettando che escano anche quelli matte, che dalle mie parti non si vedono ancora, ecco, per esempio, da altre parti so che sono già usciti e non so come mai. Qui a Torino sembra che boh, i pupa matte in crema, boh, chi li ha visti ancora? Vabbè, comunque, tornando ai nostri della Paris Experience, io ho preso il numero 2 e il numero 4, che sono rispettivamente i due viola, il viola, quello glicine e quello più scuro. Allora, partiamo da questo qua che è lo 02. Ecco, ovviamente vi faccio uno zoom, sono i prodotti che ho usato per questo trucco. Mi avvicino e vi faccio vedere, il trucco che ho, realizzato oggi, l'ho proprio fatto con questi due ombretti. Allora, innanzitutto vi dico che questi ombretti sono una cosa spettacolare perché sono, a parte la resa, hanno una resa e una durata di tutto rispetto. A me durano tutto il giorno senza fare pieghette, non sempre li uso con la base sotto, addirittura sto usando una base insospettabile perché spesso li sto usando con il paint pot della MAC sotto. Il Prolong Wear Painterly, che è uno di quelli che veramente credo che andrà di diritto nel prossimo Most Played che farò,
perché lo sto usando veramente quasi tutti i giorni, però ripeto, nel mio caso, non necessariamente questi ombretti in crema necessitano di una base, perché hanno una durata, veramente eccelsa per tutto il giorno. E sono sfumabilissimi. A differenza di quello che può succedere per molti ombretti in crema, questi si sfumano anche benissimo tra di loro. Io ho fatto questa, ripeto, questa sfumatura l'ho fatta, combinando i due viola, che sono entrambi ovviamente due ombretti in crema, e questa è una cosa che non sempre, si può fare tra due ombretti in crema, perché quando non sono facilmente sfumabili, è quindi doppiamente difficile sfumarli tra loro, senza creare stacchi di colore, senza creare la palpebra aggrinzita, incartapecorita, eccetera, eccetera. Questo nel caso dei pupavamp, ripeto, non succede, perché hanno una morbidezza che li consente di essere sfumati senza grossi problemi. Addirittura si possono sfumare come se fossero un normalissimo ombretto in polvere, con il classico pennello da sfumatura, cioè proprio quello, il classico crease, quello che si usa per fare proprio le sfumature. E io questo l'ho visto dal video di Ornella, che mi ha proprio fatto rendere conto di questa cosa spettacolare, perché lei ha fatto un video, mi preparo con voi se non mi sbaglio, dove ha usato questo ombretto sfumandolo con questo pennello. E quindi ho detto diamine, chapeau per questi ombretti. Inoltre, lei li ha usati anche con la matita gemella, che vi faccio vedere perché anche quella ho preso, con la matita come base, usata come base sotto e questi ombretti sopra. Cioè, quindi andate a sbirciare quel video se per caso non l'avete visto, ma sono sicura che l'avrete già visto. E quindi vi faccio uno swatch di questi bellissimi ombretti. Adesso io qua dall'anteprima lo vedo leggermente più blu di quello che è in realtà, ma in realtà è più un viola, e forse lo capite meglio dal vasetto che non dal dito, però è un viola profondissimo e opaco. Guardate questo con una sola passata, guardate questo ombretto che cos'è, è veramente bello. Se potete, aggiudicatevelo, perché opaco, ma opaco nel senso che senza sbrillini, però ha un che di è vagamente shimmer, e quindi cioè, ha una sorta di luminosità, e lo potete vedere anche dal. Però vedete che poi non è assolutamente esagerato. Ma non lo vedo, da qua non lo vedo totalmente, totalmente opaco. Ha un po' di luminosità all'interno, però comunque senza sbrillini, senza brillantini alcuno. Poi, questo che è il numero 04, che è quello più, diciamo, più chiaro, ed è quello più color glicine. Ve lo faccio vedere, guardate, questo è più, ovviamente, più chiaro, ve lo metto qui, ecco. Allora, questo invece, a differenza del precedente, ha dei proprio microscopici sbrillini argentati, piccoli, 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 che non danno noia, però se vi piacciono gli ombretti opachi, questo no, cioè questo è un po' più scimmeroso. Che cosa volevo dire? Ah, ecco, io ho notato nel mio caso, i miei due, c'è una piccola differenza di consistenza tra i due, nel senso che questo qui è un po' più mousse, è un po' più morbido. Vedete che anche, lo potete vedere qui dall'interno, vedete, ci sono proprio le la, il
il segno delle ditate ed è, vedete, un ombretto più mosso, diciamo, perché il dito affonda un po' di più ed è una consistenza un po' più morbida rispetto a questo, che forse lo potete anche vedere da qua, percepire magari, è un po' più duro. Questo viola scuro ha una consistenza un po' più dura. E passiamo alle matite. Anche queste, la collezione aveva solo due matite e io me le sono aggiudicate tutte e due, un po' perché sono innamorata delle matite della Pupa, perché hanno questa consistenza morbidissima e che può essere però usata sia all'esterno come eyeliner e all'interno come kajal. I colori erano solo due, il numero 64 e il 65, vedete, rispettivamente il blu gemello blu, io continuo a chiamarlo blu, ma in realtà è un viola blu, il viola blu gemello dell'ombretto, che ve lo metto magari vicino per farvi, eccolo qua. È proprio gemello, è solo ovviamente un po' più intenso come tratto, può essere dosato ovviamente in modo più intenso e, come ripeto, può essere usato in maniera eccellente come base per l'ombretto. Io qua non l'ho usato come base perché andavo un po' di fretta a fare questo trucco, però ripeto, grazie alla facilità di utilizzo di questi ombretti sono riuscita a realizzare questo trucco velocissimamente, anche perché tra poco devo scappare, quindi non avevo tanto tempo per truccarmi e poi per fare il video. E quindi io però in questo caso l'ho usato come eyeliner e per fare la riga interna ed esterna sotto. E quindi, ripeto, però veramente mi stanno piacendo tanto questi prodotti. Il 65, che come vedete la sto usando un po' meno, in questo momento l'ho messa un po' da parte e sto usando più questa qua, vedete che è un po' più corta, ma questo è un petrolio bellissimo, anche questo qua, questo ve lo metto anche questo vicino a quella viola, questa è la petrolio, guardate. Esiste anche l'ombretto abbinato, che però non ho preso perché non, come diciamo, ombretti color petrolio ne ho qualcuno e ho preferito più puntare sulla matita, appunto, da abbinare agli ombretti che ho già. Bellissimo e anche in questo colore non opaco, come potete vedere, questo all'interno dei brillantini blu. Addirittura, guardate, se ve la sfumo, forse i brillantini escono fuori ancora di più ed è bellissimo, è proprio bello sto colore, che però si vedono ancora di più questi sbrillini se fossimo sotto una luce artificiale, però io sono come al solito alla luce del giorno e quindi gli sbrillini non si vedono, però ha degli sbrillini blu scuri. Dentro belli, proprio belli. E poi altro pezzo forte della collezione, i rossetti. Rossetti io ne ho presi due, ho preso lo 001 e lo 002. Lo 001 era quello su cui ero meno convinta. La prima volta che l'avevo provato, il giorno che avevo preso le prime due cose, che erano le matite, l'ho provato perché sulla mano mi era piaciuto tantissimo. E sulle labbra, no, scusate, di cosa stiamo parlando? No, scusate, lo 001, lo 001, sì, questo che è il più chiaro della collezione. Ripeto, sulla mano mi era piaciuto tantissimo, sulle labbra un po' meno, perché sulle mie labbra. La prima volta che l'ho provato non si vedeva quasi niente. Il motivo era che ero ancora abbronzata. Pensate, avevo ancora parecchia abbronzatura e quindi avendo anche giustamente anche le labbra un po' più pigmentate, questo rossetto non si vedeva. Però mi sembrava talmente strano. Ho dovuto aspettare che andasse via l'abbronzatura e sono tornata a riprovarlo e il risultato mi è piaciuto molto di più. Su di me è un rosa molto naturale. Molto, no, è un rosa che si vede,
naturale, classico rosa portabile per il giorno, con qualche, non voglio dire una nota fredda, che da qua si vede, però richiama un po' le note prugna degli altri rossetti e del colore, diciamo, un po' portante della collezione, però in maniera molto naturale, portando però questo colore alle caratteristiche di un rossetto da giorno, perché questo, secondo me, è un rossetto molto portabile per il giorno. E quindi, niente, gli segnalo, appunto, io questo qui non ero molto convinta di prenderlo, ma poi l'ho rivalutato anche perché, appunto, andando via l'abbronzatura si era visto di più. E poi lo 02, che cosa ve lo faccio vedere a fare, che tanto non si vede. Comunque, lo 02 invece è il tono, quello più prugna, ed è quello che ho indosso in questo momento. Mi rendo conto che forse dalla videocamera si vede un po' più chiaro di quello che è. In realtà è un bel tono prugna Bordeaux, sì, prugna Bordeaux, che l'ho preferito di gran lunga allo 03 che non ho, perché su di me era davvero troppo scuro. Allora, io mi sto già lanciando tanto con questi toni prugnosi autunnali, ma lo 03 mi sembrava decisamente troppo scuro, troppo esagerato. Non mi sto, mi sto lanciando con gli scuri, ma molto gradualmente, e di quegli scuri là, di quei toni così scuri, forse ne avrò uno o due che uso veramente poco. E questo è il trucco, diciamo, che ho realizzato con la Paris Experience di Pupa, e questi sono, appunto, gli acquisti che vi volevo far vedere, appunto, prima che fosse troppo tardi, prima che arrivasse l'estate. Quindi io, ragazze, vi saluto con questo trucco. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa collezione, e io vi do appuntamento ai prossimi video e alle prossime review. Ciao, alla prossima. Ciao.